Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e finalmente è arrivato il doppio unboxing di due collector che ho preso. Quindi, ora, iniziamo da una collector che ho preso per la Xbox 360. Iniziamo da questa perché già mi sta distruggendo la mia PlayStation 3, gli sta mandando tutti i malocchi possibili, infatti. Sperando che con questo regalo che ho fatto alla mia Xbox 360 mi lascia un po' in pace e mi fa tornare a far funzionare la benedetta Xbox, PlayStation 3. Quindi, la prima Collector Edition è di Sniper 2 Ghost Warrior. Questo gioco l'ho visto interamente dal mitico Menzo che ha fatto i suoi gameplay e mi è piaciuto. È veramente enorme questa collector. Gli ho già tolto le varie cosucce, quindi vediamo un po' di estrapolare il tutto. Quindi iniziamo con la Steelbook, questa bellissima. Sì, ulla, che figata, che bella Steelbook. Ok, la Xbox mette questa cosa qua che fa veramente. No, 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 è bellissima. Questa cosa qua è bellissima. Poi, vabbè, disco di gioco, i vari codiciazzi, il libretto, che vabbè, solito libretto minuto. E qui abbiamo la steelbookina. Che mettiamo qua. Poi qui c'è. Abbiamo un artbook. Che qua praticamente non si vede, ma le scritte sniper sono in rilievo. Anche Ghost Warrior e anche artbook sono tutti in rilievo. Vediamo un po'. Veramente fatto bene, cazzarola. Tutto. Tipo carta fotografica lucida. Qua ci sono tutti i vari personaggi. I vari personaggi. Vi faccio dare una occhiata veloce. Qua ci sono invece le armi. Quanta roba. Quanta roba. Qua ci sono le location. Cazzarola, veramente ben fatto questo artbook. E poi vabbè, qua dovrebbero esserci i veicoli e quant'altro. E poi abbiamo, qua non la vado ad aprire, la soundtrack. E questo cos'è? Un libretto sniper, one shot, one kill. Che nel mio caso è 50 shot per ammazzarne uno. Ok, scritto in francese. Perché vabbè, era l'ultimo rimasto. Però il gioco è praticamente in inglese con i sottotitoli in tutte le lingue. Quindi, ricapitoliamo: qua abbiamo un libretto, la soundtrack, l'artbook e la steelbook. E questo è una collector. Ora passiamo alla seconda collector per PlayStation 3, anche se non se lo merita. Non se lo merita. Che è la collector di Aliens Colonial Marine, anche se il gioco non è che sia bellissimo. Però, questa steelbook l'ho presa veramente a pochissimo, sui 40 franchi, che sono 35 euro. Quindi appena l'ho vista, era l'ultima anche questa, ho detto mia. Anche quindi andiamo ad aprire questo pacchettone. Andiamo ad aprire il pacchettone. Il
Ok, spostiamo tutto qua. Mettiamo un pochettino. Se no, non ci sta. Ok. Qui abbiamo. Allora, qui abbiamo la miniaturina. E togliamo via tutta sta roba. Scusate ragazzi, sto facendo un bordello della Madonna. Andiamo via. Questo via. Qui abbiamo la miniaturina. Cioè, cazzo, veramente fatta bene. Cioè, praticamente l'ho preso solo per la miniaturina. Il nostro alien con l'elevatorino. Fighissimo. Cioè, i dettagli sono veramente fatti bene. Cioè, vediamo. Avvicinarmi un po'. Bello, ne valsa la pena solo per la cosa. E qui abbiamo, porca miseria, qua cade tutto. Abbiamo, cosa abbiamo? Ah, questo è praticamente lo scenario. In poche parole, è da mettere tipo qua. Così. Un po' qua così. Ecco, se facevo questo video con la GoPro, magari avevo più spazio. Vabbè, qua c'è un codice. Qui abbiamo un. Porca miseria, come lo apro sto coso? Senza sfasciare tutto. Con la forbicina. Qui abbiamo una specie di dossier con. Vabbè, queste cose qua sono per attaccare sulla giacca. Attaccherò sicuramente sulla giacca, sta roba. Una fotografia. Sì, vabbè. Cose della missione. Qui abbiamo. Certi, che cazzo è sta roba? Cioè, se è una roba seria, c'ho anche il diploma, te lo attacco al muro, il diploma lì di Marines. E poi qua, cos'è che c'è? Allora, questo è lo schema di un'arma, ok. Bello, tipo un cartavelina rigida. Bello. E vabbè, qua abbiamo il gioco, ovviamente. Ho dimenticato di togliergli la fottuta carta. Cosa c'è qua dietro? C'è magari qualcosa nel retro copertina di interessante? Sì, fico, fico, bello. Voilà. E niente, questi sono le due collector che ho veramente trovato a poco. Praticamente pensate che ho speso, per tutte e due le collector avrò speso circa sugli 80 franchi, tutte e due insieme, che saranno sui circa 75 euro. Quindi penso di aver fiutato, anch'io qualcosa di buono, anche se diciamo che questo gioco non è che sia poi il massimo. Ho visto qualche gameplay, inizialmente dall'amico Beppe, il sottotitolo RM. Però vabbè, mi sembrava un po' strano quei comandi, forse, però vabbè, non potrò giocarci fin quando la mia fottuta play non si decide a funzionare, quindi vabbè, chi se ne frega, non ritorniamo su questo discorso. E niente, le due collector, quindi Alien Colonial Marines e appunto Sniper 2 Ghostwire per Xbox 360. Qui è tutto da Genetic DNA, vi aspetto ai prossimi video, ciao ciao a tutti!